esiste ancora un metodo estrattivo che si chiama digestione. Digestione da digerire. Nel senso che io prendo una mela, la mangio e dalla mela estraggo sostanze che non sono solo della mela, sono anche molto di più, perché ovviamente il mio corpo mette a disposizione altre sostanze, tutti i succhi gastrici, e quindi io ho la mela più un insieme di, e quindi digerisco. Digestione vuol dire prendere e poi tirare fuori l'energia anche. Infatti noi mangiamo per poter produrre energia, oltre che sostanza, però energia. In questo caso la digestione consiste in una macerazione a temperatura controllata, che varia tra 35 e 65 gradi. In alcuni testi verrà scritto 40 gradi, 50 gradi, 60, 65. Per almeno 2 ore, raramente, se non è indicato espressamente, la digestione è almeno 2 ore. Si può protrarre anche per diversi giorni. Non, ovviamente non è conveniente usare l'acqua, raramente si ricorre alla digestione. Il fatto per il quale sia stato messo su in alto un pentacolo di Paracelso, penso che sia, è perché la digestione è uno dei processi alchemici tipici della spagiria, ma di tutto ciò che entra a far parte di una trasformazione, di prendere una cosa e trasformarla in un'altra, è sotto l'aspetto di digestione. Allora si usa principalmente radici, cortecce, semi, quindi droghe consistenti, per poter mantenere una temperatura di 50 gradi come media. Normalmente si usa a bagnomaria, quindi si mette l'acqua, dentro l'acqua c'è un altro contenitore, bagnomaria, insomma, sapete più voi che me, e si controlla che la temperatura non superi i 50 gradi e si lascia lì per un po' di tempo. Viene usata ancora oggi per ottenere gli oleoliti, ovvero gli oli medicinali che prenderemo in esame. Però il suo background, il suo retroterra è tipicamente di tipo alchemico ermetico, perché c'è una temperatura particolare che è quella di 37 gradi, che è stata scelta come temperatura corporea. Lo sono dire perché a volte mi dicono: ma io ho 37, io ho 36 e mezzo normalmente, 37 è la temperatura dell'intestino, il fegato ce l'ha di più, ogni organo del nostro corpo ha una sua temperatura. Se prendiamo tutta l'ascella, quindi è 37 gradi, quella intestinale, 37,00 si dice, tra l'altro. Quindi 30, 37 è un grado, vuol dire che ci sono dei processi putrefattivi a carico dell'apparato digestivo nell'intestino. Quindi dice 37,1 è già patologico, e quindi 37, tarato 37 gradi, come per ottenere lo yogurt. Se voi fate lo yogurt per conto vostro deve essere 37 gradi, altrimenti non potete ottenere lo yogurt, deve essere 37 gradi. Quindi questi 37 gradi che è stato scelto come temperatura particolare dell'uomo, perché il cavallo ha un'altra temperatura basale e altri animali hanno temperatura basale, che guarda caso l'acqua, che non la abbiamo nel corpo, però è ovviamente un elemento simbolico, a 37 gradi ha particolari caratteristiche, le migliori che ci possa essere per a livello calorico, di conduzione, quindi la temperatura perfetta in cui l'acqua espleta il massimo delle caratteristiche di tipo biochimico. Il calore, però, in tempo, questa è una piccola divagazione alchemica spagirica, ma c'è il corso completo di spagiria, veniva usato, e oggi si sa che avevano ragione, come contenitore un pallone, non un pallone da calcio, si dice si possono dire pallone di vetro, che dice si pallone, un contenitore a forma sferica che poi ha comunque il collo, immaginate questo, però di forma non trapezoidale, di forma sferica. Quindi si metteva il solvente e
si metteva la droga e oggi sa che se prendo un pallone e lo divido in numero infinito di sezioni otterrò comunque caratteristiche particolari, quella sostanza messa nel pallone entra in relazione con il solvente in maniera perfetta solo in una sfera, ciò può accadere perché la sfera, eccetera, eccetera, nel caso che andiamo sulla sfera, sul cerchio. Poi prendevano questo pallone dove dentro c'era la droga e il solvente e lo piantavano, c'erano le stalle una volta, ma erano stalle non come oggi, erano stalle vere, lo piantavano nello sterco bovino. E se andate in una stalla, sono ancora se queste cose si possono percepire, la stalla fa caldo, no? Fa caldo non perché ci sono le mucche che respirano, perché c'è questo processo dei batteri e delle tame, e quindi è circa 37 gradi questa temperatura e quindi immergevano nel e avevano il calore gratis, e in più c'è tutto il processo alchemico dove si dice che il letame, come viene nel giardino, è quello che riesce a trasformare la trasformazione dell'energia, e poi imbottigliavano e usavano, tanto non è entrato in contatto con la cacca, con il letame rimaneva. Quindi di tutti i sistemi estrattivi, questo è sicuramente quello più ermetico, se volete, più magico, più antico, perché in fondo anche l'aspetto ritualistico entra a far parte con il quasi ottenere. E oggi lo si usa ad esempio per gli oli, quindi un olio che già ha caratteristiche di nuovo a livello alchemico, ermetico, perché di sacralità con tutti questi componenti. Lo vedremo quando parleremo degli oleoliti.